Buongiorno ragazzi, benvenuti su questo canale. Questa è una lettura per il segno della bilancia, valida dal 21 al 30 di aprile 2018. Vi ricordo che è una lettura generica, quindi potrebbe non risuonare con tutti voi, ma in questo caso potete guardare le letture relative al vostro segno ascendente oppure alla vostra luna. Oppure, se preferite, potete chiedere una lettura privata scrivendo un'email all'indirizzo vocidagliangeli@gmail.com. Ma cominciamo subito, prendiamo una delle nostre sibille angeliche e andiamo avanti, cominciando la nostra lettura. Allora, bilancia. Bilancia, non siamo messi proprio benissimo, tanto per cominciare, perché l'energia generale della relazione in questo momento è il 5 di denari. E il 5 di denari non è una carta facile, obiettivamente, perché rappresenta la carta della crisi di coppia. Ci sentiamo sfortunati, in crisi, abbandonati, temiamo magari il peggio, siamo probabilmente anche consapevoli di una condizione di povertà interiore in questo momento, ci sentiamo prigionieri di vari problemi esistenziali, non ci sentiamo amati, o per qualcuno potrebbe anche sentirsi inferiore nella relazione. In ogni caso, vi ricordo che qualunque relazione che supera una crisi del genere ha superato un test veramente importante che serve a rafforzare tantissimo il rapporto. Ma andiamo adesso a vedere singolarmente la vostra colonna della bilancia e la colonna del vostro partner o della persona a cui siete legati. Vi ricordo però che a volte le due colonne possono anche invertirsi, quindi qui potreste trovarvi voi e qui il vostro partner. Vedete un po' voi dove vi rispecchiate di più. Allora, come voi vedete la persona con cui state in questo momento come la forza rovesciata? La forza rovesciata significa che probabilmente la persona con cui voi state dubita delle proprie capacità in questo momento, magari è anche psicologicamente molto vulnerabile, manca di fiducia in se stessa e si trova in una condizione, ecco, di vittimismo. E cosa prova per voi è il mondo alla rovescia. Il mondo alla rovescia, no meglio, scusate, cosa voi provate per questa persona il mondo alla rovescia? Significa che in realtà avete difficoltà nel sentirvi realizzati in questa relazione, non riuscite a soddisfare completamente i vostri bisogni, o magari addirittura i vostri bisogni non sono nemmeno ben definiti e quindi è per questo che non riuscite comunque a soddisfarli. Ad ogni modo non vi sentite completo, non vi sentite appagati, non vi sentite soddisfatti, ma è anche vero che probabilmente non riuscite a guardare le cose in profondità, probabilmente state attraversando una fase un po' di chiusura mentale, quindi ignorate un po' le ricchezze che avete a disposizione, non riuscite veramente a vedere tutto quello che avete a disposizione. Per quanto riguarda invece il vostro partner, come vi vede come il carro alla rovescia, vi vede come una persona che in questo momento non riesce ad andare avanti, per qualche motivo non riesce a fare quel passo in avanti che può portare a un'evoluzione nel rapporto o a un'evoluzione in voi stessi, vi vede bloccati, vi vede incapaci di evolvere, ecco, e di conseguenza quello che prova per voi è l'eremita. L'eremita che rappresenta una persona che si è isolata dalla relazione in questo momento, una persona che si è isolata per riflettere, per trovare una nuova visione delle cose, per trovare il proprio equilibrio interiore e che quindi preferisce allontanarsi, ha preferito allontanarsi in questo momento. Come voi invece vedete voi stesso? Beh, in effetti sì, anche voi vedete voi stesso come una persona bloccata, come l'otto di bastoni alla rovescia. Ma l'otto di bastoni alla rovescia significa anche che probabilmente voi state vivendo in questo momento un periodo di inquietudine, un periodo di particolari turbamenti e blocchi interiori. Conflitti, rimorsi, probabilmente siete appena usciti da una fase piena di liti. E cosa potreste fare o dare al rapporto in questo momento è il re di spade.
Il rapporto in questo momento sembra mancare di comunicazione, sembra mancare di verità. Ecco, sarebbe forse il caso di cominciare a parlare, a chiarire la situazione o a esprimere certe vostre verità che ancora non avete espresso. Il Re di Spade è una persona intelligente, una persona molto acuta. Però può anche essere fredda e distaccata in certi casi. Ecco, in questo caso forse l'essere freddo e distaccato potrebbe aiutarvi a guardare con logica la situazione e a trovare una soluzione razionale. Perché più che le emozioni in questo momento vi può aiutare la logica, la razionalità, il guardare le cose per come sono realmente. E, grazie alla logica potreste per esempio trovare e scoprire dei meccanismi malati che agiscono fra voi e il vostro partner, degli schemi di pensiero distruttivi, e quindi portarli alla guarigione, ecco. Cercate solamente magari di non essere troppo duri nella comunicazione, perché il Re di Spade potrebbe esserlo. Come il vostro partner vede se stesso è come qualcuno che ha fatto o è in grado di fare una proposta concreta, una proposta di un inizio concreto o di un reinizio completo, se si tratta di una relazione che va avanti da un po' e che magari ha avuto solo un momento di crisi. Però ecco, questa persona vede comunque concretezza nelle proprie intenzioni. Cosa però potrebbe in questo momento fare o dare al rapporto è il 6 di coppe alla rovescia. Quindi quello che probabilmente questa persona dovrebbe fare sarebbe riuscire a guardare la situazione da un'ottica differente. Sì, trovare delle nuove strade per ricostruire. Come voi vedete il rapporto in questo momento come l'asso di bastoni? Voi vedete il rapporto come un qualcosa che potrebbe in effetti funzionare. Magari lo vedete anche qui in modo molto passionale, perché l'asso di bastoni è quello, è la passione, è la sessualità, quindi come qualcosa che sì, potrebbe essere un buon inizio, perché potrebbero esserci degli stimoli per portare avanti questa relazione, ma in realtà quello che voi vorreste, quello che voi vorreste dall'altra persona in questo momento è che probabilmente ci mettesse più energia, ecco, che non rinunciasse. Sì, che cessasse i conflitti, che cessassero i conflitti, quindi che questa persona smettesse magari di percepire tutto come un problema e di magari potrebbe trattarsi di una persona che va facilmente in escandescenza, che non ha molto il controllo delle proprie emozioni e che in questo momento si è spenta perché non sta più dando un'energia positiva al rapporto. E, come questa persona vede il rapporto, come il diavolo alla rovescia. Ecco, questa carta è migliore rovesciata che non dritta, perché il diavolo alla rovescia significa che questa persona vede se stessa allontanarsi da un qualcosa di malsano, che si tratti di una dipendenza affettiva, che si tratti di un rapporto pieno di schemi distruttivi. Ecco, questa persona fortunatamente sta vedendo se stessa allontanarsi da questo. Cosa vorrebbe da voi il 9 di bastoni alla rovescia? Sembra che voglia che voi la smettiate di resistere. Resistere a cosa? Probabilmente vede in voi delle resistenze nel manifestare una parte di voi. Probabilmente vorrebbe anche più fluidità nel rapporto. Probabilmente vi vede, vi percepisce rigidi, rigidi in qualcosa, nelle vostre convinzioni, nel vostro modo di comportarvi. Nel vostro modo di pensare, ecco, vorrebbe che voi non foste così chiusi e così rigidi. Ma andiamo a vedere la carta degli angeli, il consiglio degli angeli per questa lettura, la libertà. Nessuna cella può rinchiudere uno spirito libero. Gli angeli vi consigliano di riflettere sulla libertà, perché evidentemente in questo momento vi sentite rinchiusi in qualcosa che non funziona. Quindi, più che liberarvi dalla relazione, io ho la sensazione che si tratti di un liberarvi da una parte di voi, liberarvi da alcuni vostri schemi mentali, perché questo è quello che mi arriva.
E quindi riuscire appunto a manifestare voi stessi in una forma più completa, in una forma più libera, più onesta, più totale. Bene, per adesso è tutto. Vi ricordo che per avere una lettura privata potete mandare un'email all'indirizzo vocidagliangeli@gmail.com oppure ci vediamo alla prossima lettura.